Non ve lo posso fare vedere montato perché per curiosità ho iniziato a smontare questo ventilatore della Magneti Marelli, antico, e di solito per questi ventilatori non c'è niente da fare. Però devo dire che nutro speranze perché il motore è in buone condizioni, il rotore è un po' bloccato da dell'olio vecchio probabilmente, e la parte, ecco che si sta un po' liberando forse, la parte elettrica qui sotto era uno sfacelo di connessioni ossidate e di cavi distrutti. I cavi sono questi qua che ho buttato in terra e come vedete crumblano, questi cavi crumblano e l'ossido di questi cavi ha ossidato un po' tutto. Qua c'è quella che sembra una resistenzona, una gigantesca resistenza avvolta su un pezzo di ceramica che a quanto pare alloggiava qui dentro, il che è un orrore perché qui ci deve essere un isolamento o qualcosa del genere. Comunque vedremo se riusciamo a ripristinare anche questo. Marelli, ma Ercole Marelli e compagnie, Spa Milano tipo 0254 oppure O254, 50 Hz, 35 Watt. Se io riesco ad aggiustare questo coso, ne godrò perché avrò del vento. Questo è il suo piede di gomma lercio e questa è la base che voi non potete capire, ma è un pezzo di ghisa, è un pezzo di ghisa, quello che si dice cast iron. Qui ci si potrebbe arrostire qualcosa messa sul fuoco, è proprio ghisa. Siccome questo oggetto è tutto di ferro ed è molto space age, io devo assolutamente farlo funzionare. Dicevo che nutro speranze perché di solito questi fili che cramblano io li trovo anche all'interno del Zotoge, ma invece nel Zotoge ho dei fili gommati che sono in buone condizioni, c'è anche una messa a terra, quindi questo oggetto è veramente carino. Questo sembra disarticolato. E questo non sembra fare un cazzo, è un po' bloccato anche lui. Vediamo se riesco a completare lo smontaggio. Vedete, pure zegolabige. Posso zegolaggio. Qui ci sono delle bronzine, ci sono dei cazzi. E devo srotolare dei cazzi. E devo pulire questo sterco, queste feci. Quindi pulitrice a ultrasuoni sicuramente. Viti molto fancy, veramente molto fancy. Questa è sinistronza. Non è destronza, o viceversa, adesso non ricordo. Ma è veramente molto bello tutto ciò. Veramente mi piace. Questo ventilatore me lo ha donato Alessandro, che lo ha trovato nella spazzatura. Come si fa a buttare un oggetto così meraviglioso? Io questa mattina dovevo fare altro, dovevo sistemare bancone, attrezzi, togliere tutta la polvere di legno perché ieri ho fatto dei lavori col legname e invece mi sono messo a cazzeggiare con sto ventilatore e mi sono detto diamogli un'occhiata, poi una cosa tira l'altra, togli un filo, metti un altro filo, e quindi sono arrivato a smontarlo e poi mi sono detto beh, ma qua potevo anche fare un video per i miei cari amici che non fanno altro che seguirmi mentre beve. Ecco il problema, il vero problema è questo. È che c'è una ruota dentata smerdata. E questo è un problema grosso. Come vedete c'è della merda, c'è questo sterco, vedete, sterco putrefatto, e la ruota dentata si è sbrindellata perché cotta dall'età. Vediamo se riusciamo a estrarla con le buone maniere. La forma è smerdata dalla cottura di questo sterco. Proveremo a pulirla, però praticamente qui, tolto lo sterco e le feci, vedete le feci, tolte queste feci, c'è purtroppo poco da fare perché questa ruota dentata aveva un pirlo che si infilava dentro il cazzo, dentro il pene,
mentre qua cascano pezzi, ecco, vedete, qua c'è un ammasso di feci. Non faccio che eliminare feci. Ora qua c'è un cazzo, perché questo è messo così, ok, la vite andava qui, va bene, ma questo pirlo, qui c'è una rotella rotante che evidentemente prendeva quel pirlo, e poi questo cazzo, ecco, questo cazzo solido secondo me andava direttamente, ecco, andava qui, ecco dove andava. Questa coppola di cazzo in qualche modo si infilava qui, però è stata tolta. È stato tolto, questo vuol dire solo una cosa, che qualcuno ha già aperto e smontato in parte questo ventilatore. Quindi qualcuno ci ha già messo le mani, si è accorto del problema e se ne è sbattuto il cazzo. Infatti questa vite era lentissima. Vediamo cosa succede. Posso alzare? Sì, posso alzare, vedete. Posso alzare e rimettere il pirlo qui, nella sua sede pirla. Ora, questo pirlo non serve più. L'unica speranza potrebbe essere quella di ricostruire questo ingranaggio con la stampa 3D. Adesso io mi pulirò la merda dalle mani e vediamo un po'. Allora, vedo che c'è un cavetto leggermente crumblato qui, dove c'è la piega. E questo potrebbe fare contatto qua. Quindi ora voglio vedere se riesco in qualche modo a mettergli magari del termorestringente, bloccarlo e proteggerlo un pochino. Questo lo molliamo. Questo ovviamente non esce. Questo lo molliamo completamente perché ha rotto i coglioni. E questo alla fine è uscito. Poi l'altro. L'altro è qua. Perfetto. Qui sotto sono molto morbidi questi cavi, però questa morsettiera è completamente bloccata dall'ossido, quindi devo tagliare con violenza, se il Signore ci fa la grazia. No, ma questi sono addirittura con il cazzillo rotante quadratico, il cazzo quadrato. Porco. Sì, qui si crumbla. Voleva l'odio, ci vuole l'odio di Satana. Ed ecco che si è strappato il filo. Vabbè. Quindi sì, anche questi fili hanno bisogno di essere sostituiti. Perché questo mi si è strappato, questo è gommato, ma comunque è gommato sterco. E qua si è rotto. Questo è un filo normale e qua, beh, qui poco male, dobbiamo per forza. Certo, se uscisse questo cazzo di coso. Così. In teoria potremmo provare il ventilatore così. In pratica so che succederà una catastrofe. Potrei provarlo con una lampadina in serie. Per fare ciò devo rimettere a posto la sua base, però prima vorrei smontare questo. E qua ci vuole la chiave da 13, e quindi con la chiave da 13, bestemmiando perché non viene, forse riesco a svitare il selettore. Sì, rondella. Oh, eccolo qua, guardate che bellino.
questa è una bella pulita e dovrebbe tornare a funzionare. Questa morsettiera se ne deve andare a fare in culo perché è ossidata. Se non riesco a svitare questa vite, io divento un animale, divento un cazzo di animale maledetto. Ma porca, ma fanculo. Vaffanculo, ma... Questi li togliamo pure, questo vaffanculo pure. Questo è un pezzo de ferro. Fili 220 volanti. Messa a terra volante. Messa a terra. Togliamo l'eccesso di filo. Vaffanculo. Questi non li isoliamo assolutamente. Ora io qua ho la spina della corrente elettrica. E come non mi fido del cablaggio perché qualcuno qui dentro ci ha messo le mani, io voglio verificare effettivamente che la messa a terra sia al centro, quindi polo centrale della spina. Ok, se solo facesse contatto sto puntale del cazzo, un IT di merda, fai contatto. E un polo, e qua e l'altro polo. Va bene, procediamo allo sblocco. Ok, siccome voi comunque non vedete mai un cazzo, adesso devo alzare qua. Perché sbloccare vuol dire violenza. Violenza vuol dire usare innanzitutto magari un poco di alcol. Questo lo leviamo. Io ce lo ficco qua. Sì, di sicuro mi serve il culo montato. Come se piovesse all'interno. Solo che devo montargli il culo. Per montargli il culo... Faccia la miseria con una mano, maledetto! Montargli il culo devo entrare così. Ora gli devo mettere i due cazzi dietro. Sono due viti super fancy. Ma non c'avevo proprio un cazzo da fare oggi per mettermi appresso sta stronzata. E ovviamente devo mettere questo. Fanculo! E ovviamente ora non scorre più. Io non ho messo il WD-40 qua dentro, quindi andava messo a chili. Nonché forse da questo foro in alto. Esatto, va già meglio. Perfetto, il WD-40 ha praticato la magia. Ora io qua dove escono i fili ho una possibilità di coito circuito. Quindi dovrò fare attenzione, ma me ne sbatterò. Questo lo metto qua. Infatti tocca il metallo. Tocca proprio la parte metallica. Devo abbassarlo. Pregare che non succeda niente. Pregare. Sta succedendo uno schifo. Attenzione. E signore e signori, lui funziona. Fantastico! Adesso questa dovrebbe essere quella parte di video dove si vedono tutti i pezzi smontati, messi per bene sul tavolo, tutti in fila. Siccome io me ne sbatto, ho deciso che sicuramente non aspetterò che questo pezzo venga ristampato in 3D dal mio amico. Proverò a incollarlo con la violenza umana che ci contraddistingue,
e a rimetterlo in sede, però non lo userò, cioè non farò oscillare, cioè ci proverò, ma non lo farò oscillare, lo lascerò lì, fisso, in modo da poterlo comunque usare fisso, perché alla fine l'oscillazione sti cazzi. Quindi questo ingranaggio rimane qua. E ora ci dedichiamo alle cose importanti. Tutti questi pezzi andranno lavati, sono sporchi, ma questo sarà fatto dopo, con svariate bestemmie e improperi verso le divinità al di sopra di noi. Sono riuscito a smontare, o meglio, sono riuscito prima di tutto a rovinare la filettatura di questo che fissa la ventola qui con questa vite sinistronza, e quindi ho dovuto riavvitarla con la violenza, in un certo senso rifacendogli la filettatura, perché gli ho piantato dentro un cacciavite e quindi si è sminchiato tutto. Ho rischiato veramente di devastare tutto. Fatto sta che ho separato la parte degli avvolgimenti che mi sembra in ottime condizioni, a parte questi fili che si crumblano, questi sono secchi qua, e io conto di saldarmi qui e qui o qui e qui, faccio le due saldature con il termorestringente e esco con fili nuovi. Questa è una parte meccanica del leveraggio che era bloccato e ora l'ho praticamente sbloccato. È uno schifo. E ora mi pulisco le mani dal WD-40 e mangio il panino con le mani sporche di WD-40, perché così bisogna mangiare i panini. Panino cavallo e svizzero con le mani sporche di WD-40. Perfetto. Acqua, sapone e violenza, perché io scelgo la violenza, come potete vedere. Quindi le parti metalliche le socchiamo. Ora, se io fossi Hand Tool Rescue, canale che vi consiglio di seguire, toglierei questi rivetti e questa etichetta, ma siccome io non sono lui, me ne fotto e lo metto dentro così. E adesso qui abbiamo dell'acido acetico glaciale, vedete, questo diluito con acqua fa un ottimo prodotto per la pulizia. E qui gli aggiungo un po' di acqua e con questo acido acetico facciamo dell'aceto, acqua e aceto. Guardate che bello. Ora, bicchiere di plastica del cazzo. Ci metto dentro tutte quelle cose che voglio pulire. Una vocina dentro di me mi ha dato del coglione e quindi mi sono messo i guanti, perché è inutile che mi lavo le mani 200 volte. Ho messo l'acido acetico in questa boccettina antica molto fancy e ora glielo verso sulla parte dei contatti. Ma sì, glielo verso su tutto. Affanculo, toh. E vediamo se c'è un minimo di pulizia. Quindi questo è meglio se lo giriamo al contrario. Ecco fatto, così magari si vede. Beh, non c'era molto ossido, per cui non è che stia succedendo molto, ecco. Però si pulisce sicuramente un po' più meglio, in modo più migliore. E sapete che vi dico, siccome mi sono rotto il cazzo, toh, gli metto anche questi, vaffanculo. Mentre l'acido acetico rovina irrimediabilmente ciò che abbiamo smontato, io volevo vedere questa resistenza. Abbiamo che non fa contatto. Perché questi puntali della Unit sono dello sterco, sono puntali di sterco pressato e non fanno contatto. 540 ohm, bene.
Quindi abbiamo una resistenza da 500 ohm in serie sulla 220. Qui evidentemente sopra c'era una specie di isolamento. Quindi lei ancora funziona. Io potrei provare a saldargli due fili e a ripristinarla. Ho saldato due fili e la saldatura è venuta bene, però siccome queste cose si muovono, allora io gli darò due gocce di bicomponente qui in modo da fermare tutto. E vaffanculo, il bicomponente si mescola meglio utilizzando i tappi dei tubi delle palle da tennis, come vedete. E quindi ho qua della bicomponente che ho mescolato con violenza inaudita. Adesso gliela sbatto lì. E se tiene, tiene. Se non tiene, vaffanculo, eh. E vi siete persi un fuori onda in cui ho mandato a fare in culo il Dalai Lama? Perché ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti e ora ho deciso che, come dicevo, proverò a incollare questo. Questo cazzo di maledetto, schifoso, maledetto, schifoso, lurido, porco. Ah, è un macello. È uno schifo. Sto facendo uno schifo. Vabbè, ma qua è un troiaio. Puttana, morto! Non c'è verso. Un troiaio, ho fatto un troiaio. Ho fatto un troiaio pazzesco. Un troiaio pazzesco. Vaffanculo! Insomma, oggi è una di quelle giornate in cui forse era meglio se non facevo niente, perché ho perso un giorno intero appresso a questo porco di ventilatore, che però funziona. Questo è stato inutile rincollarlo, alla fine ho trovato un altro sistema. Ho ricablato tutto e per provarlo ho collegato la lampadina. E quindi vediamo un po' se si accende e si gira con lampadina in serie, in modo che se c'è un corto, perlomeno. Oh, bene, gira. E questa è la massima velocità. E questa è la minima. Massima, minima. Massima, spento. Bene, funziona. Proviamo con la pala. Prova con la pala, allora, massimo, ovviamente gira piano perché c'è la lampadina, e minimo, fantastico, fantastico. È di una silenziosità incredibile. Stacchiamo e spieghiamo un po' di cose, magari lo richiudo un attimo perché questa resistenza così all'aria, che non scalda nemmeno tanto. Dovrò trovare come isolarla qui. Penso che metterò del cartoncino e vaffanculo. Mi sono già pinzato le dita 14 volte con questa bastarda base in ghisa di merda. Porca troia. Vaffanculo. Adesso vaffanculo, uso il cacciavite. Sto bastardo. O ti avviti o te ne vai a fare in culo. Ovviamente andrà tutto in corto perché starò schiacciando 50.000 cavi. E chissà che cazzo ho combinato qua. Allora, questo, infatti ci sono 1.000 cavi schiacciati in mezzo, li vedo pure. Vaffanculo. Vediamo se mollo questo. Sì, questo si muove. Questo si regola.
però sicuramente schiacciato un milione di cavi. Devo aprire di nuovo, puttana di Eva, puttana di Eva. Ma che me l'ha fatto fare? Sta stronzata. Vediamo che cazzo ha scassato adesso. E questo va bene così. E allora vaffanculo, deve chiudersi per forza così. Sbatte nel mammut maledetto, nei contatti del mammut di merda. Schifoso. Lurido. Sono veramente rotto i coglioni. Vabbè, me ne sbatto i coglioni, lo fisso così. E vai a fare in culo tu e tutta la tua stirpe bastarda. Come al solito è tutto un bordello qui. Vediamo. Questo stronzo funziona. Ok. E ok. Non prendo la scossa. Wow, è fantastico. E adesso lo proviamo a velocità normale. Ecco, è saltato. Lo sapevo io. Fanculo. Fanculo. È saltato il generale. Ed è dispersione. Ah, però ora è partito. Ora è partito più piano. Non capisco perché era saltato. Sta funzionando. Forse il commutatore? Davvero non lo so. Comunque funziona. Ultima prova. Con il cercafase. Se c'è. E non c'è nessuna tensione sul telaio. Fantastico. Ed eccolo in tutta la sua magnificenza. Pesa un macello, pesa un quintale. Io sono sicuro che qua dietro c'è qualcosa. E qua c'è una vite che non so, ma non è la sua. Questa vite è avanzata, non so da dove, sinceramente non lo so. Qui sicuramente c'è qualcosa che manca, forse qualche coperchio qui. Però non c'è mai stato. Quindi me ne fotterò, ignorerò questa vite, perché lui funziona, che è una meraviglia. Adesso noi ficchiamo la spina e vediamo se salta ancora la luce. Direi di no. Guardate che meraviglia. Silenziosissimo, fa un botto d'aria, si può anche mettere più piano. Io non ho mai sentito un ventilatore più silenzioso, fa veramente un sacco d'aria. Non sono riuscito a pulirlo meglio perché insistendo viene via la vernice. Ventilatore rimarrà così, è perfetto adesso è veramente perfetto, è in sicurezza, ha la sua messa a terra, notevole, devo dire notevole, mi piace veramente tanto.